La nuova stagione di Fortnite Remix 2 è stata finalmente confermata in questo video, raga. Andremo finalmente a vedere il trailer completamente ufficiale al 100% che Fortnite ci ha rivelato. Prima avete solo 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale con la campanella attiva se anche voi non vedete l'ora di sbloccare tutte le nuove skin del post battaglia Fortnite Remix. Subitissimo, quindi veloci 5, 4, 3, 2, 1, iscrivetevi adesso, velocissimi, tempo scaduto. Bene, sì ragazzi, è finalmente arrivato quel momento di andare a vedere il trailer ufficiale della nuova stagione, quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Che alla fine vi parlerò anche dell'evento, visto che ancora il timer non è comparso. Ma com'è possibile, raga? Raga, dove potremmo andarcene per salutare per sempre questa mappa? Direi ovviamente, ragazzi, ovviamente al castello di Doom, che è il luogo più importante di questa mappa di Fortnite. Così magari ci prendiamo anche i poteri, ma non importa, raga, andiamo finalmente a vedere il trailer. Infatti non so se avete notato, ma Fortnite negli ultimi giorni ha rilasciato un sacco di teaser, trailer, cose strane che ci vanno a spoilerare praticamente tutte le skin del pass battaglia che abbiamo già visto in uno scorso video. Quindi le rivedremo un pochettino oggi, ma se volete vedere tutta quanta la lista completa, guardate il video precedente. E soprattutto, beh, ovviamente ha spoilerato la mappa, che come tutti quanti sappiamo sarà il ritorno del capitolo 2, ragazzi. Quindi tutta questa mappa che vedete, tutta quanta, tutte le città saranno eliminate per sempre e non torneranno probabilmente mai più, forse fra tantissimi anni. Quindi intanto, raga, prendiamoci qualche loot. E ora, ragazzi, vediamo anche il trailer. Però prima informazione importantissima, ragazzi: sembra che la data dell'evento sia certo l'1 novembre, ma sembra che l'orario sia ancora da confermare. Quindi potrebbe non essere alle 20, ma potrebbe essere alle 22, oppure prima oppure dopo, raga, non lo sappiamo ancora. Raga, mentre stavo editando è comparso, come vedete, il timer dell'evento, che finalmente è confermato per, appunto, venerdì 1 novembre alle ore 23:30 di sera, ragazzi, avete capito bene. Questo è l'orario definitivo, confermato al 100%. Non so chi di voi alle 23:30 sarà sveglio a vederlo. In ogni caso, raga, saremo in live, quindi se potete, appunto, guardare YouTube a quell'ora, passate sul mio canale, ragazzi, che vedremo insieme l'evento. Ora vi lascio un video in cui vi spiego cosa succederà durante questo evento, raga, uno spoiler assurdo. Vi consiglio, appunto, di iscrivervi al canale con la campanella attiva e soprattutto di seguirmi in questi giorni, perché se cambierà l'orario, ci sarà qualche novità, insomma, lo saprete prima di tutti quanti. Quindi mi raccomando, raga, continuate a seguirmi, perché appunto ancora l'orario sembra ancora da confermare, appunto. E scommetto che nessuno di voi vuole perdersi l'evento. In ogni caso, comunque, saremo in live il 1 novembre, la sera, per vederlo insieme, questo è certo, qua su YouTube, ovviamente. Perfetto, curiamoci con gli scaldini e andiamo subitissimo a vedere il trailer. Che però, ovviamente, raga, magari all'inizio non ci capirete niente, ma tranquilli, raga, ve lo spiego io. E vabbè, vabbè, raga, ma allora ditelo, che mi devi veramente disturbare. Vabbè, raga, l'abbiamo eliminato. Easy. Ok, non perdiamo più tempo, andiamo ufficialmente su YouTube. Ed ecco qua, ragazzi, stiamo ufficialmente per vedere il trailer. Pronti? 3, 2, 1, mi raccomando, lasciate like e andiamo ufficialmente a vederlo. Remix 2, raga, partiamo. Ragazzi, che casino. Oddio, guardate, pieno di skin. Ok, ragazzi, abbiamo praticamente Foschi Fumaio. Un attimo, raga. Andiamo a vederlo piano piano a rallentatore, ragazzi. Partiamo praticamente con questa schermata, ok, in cui vediamo Midauscolo, o come cavolo si chiamerà, con dietro, ragazzi, una nuova città di Fortnite, o meglio, una vecchia città, non so come volete intenderlo, in cui vediamo praticamente tutte quante le vecchie skin del pass battaglia rifatte completamente da zero, con addirittura, ragazzi, non so se l'avete visto. Ragazzi, non so se l'avete visto. C'era l'agenzia di Mida con gli scagnozzi, con il boss. Allora, pronti. Guardate qua, ragazzi, guardate esattamente in que... Ok, va troppo veloce, raga, va veramente troppo veloce. Eccoli qua. In questa schermata si vedono delle statue d'oro o dei personaggi, non si sa, sembrano delle statue, con sotto, ragazzi, dei nuovi scagnozzi, che però sono quelli vecchi, quindi sono tornati gli scagnozzi originali. Qua abbiamo un sacco di skin molto, molto particolari, raga, del nuovo pass battaglia, ovviamente. Queste sono tutte quante le skin, i personaggi del pass. Vediamo Pallotto, che vediamo praticamente una skin dell'agente del caos. E le immagini più importanti da vedere sono ovviamente questa skin, ragazzi, che è ovviamente il nuovo Mida Miauscolo, che sarà nel pass. Questa qua che ci fa vedere con alle spalle Foschi Fumaiori, cioè appunto le skin con alle spalle Foschi Fumaiori. Questa qua con gli agenti dell'agenzia, con appunto gli scagnozzi che difenderanno il cavo di Forne. Tra l'altro hanno un'arma molto strana in mano. E questa con le 5 skin del pass battaglia, ragazzi. Oh mio Dio. Ma non abbiamo ancora finito, preparatevi perché abbiamo un altro pezzo di questo trailer. Andiamolo subito a vedere, Fortnite Remix 2 ovviamente, con alcuni vecchi trailer. Ma attenzione, perché a un certo punto compare una cosa stranissima, ragazzi. Guardate, guardate esattamente in questo punto. Ok, fermi. Compaiono, ragazzi, come vedete, Miauscolo e Mida, che fanno qualcosa di strano. E no, non pensate male, ragazzi, ma guardate qua in questo punto. Abbiamo Miauscolo che corre, abbiamo Mida che corre. Corrono, si guardano, fanno dei gesti con le mani, si indicano e poi entrano in un bunker, ragazzi. Questo perché a quanto pare in qualche modo
si sono fusi. Miauscolo e Mida sono ufficialmente fusi insieme. Ok ragazzi, mentre vi stavo facendo vedere i trailer, a quanto pare il bus è partito e sono atterrato tipo ok raga, dall'altra parte della mappa. Ragazzi, cosa cavolo c'è in questo posto? Non ci sono letteralmente mai andato, ragazzi, perché non c'è niente. Ma non importa, ragazzi, perché fermi, non chiudete il video assolutamente. Non dovete assolutamente chiudere il video, perché adesso abbiamo visto il trailer, ma non abbiamo parlato dell'evento, ragazzi. In questo trailer non si parla dell'evento, perché ovviamente riguarda la prossima stagione, quando l'evento sarà finito. Però sono sicuro che tutti quanti volete sapere cosa succederà. Io, beh, effettivamente pensavo che sarebbe stato un evento super deludente, ma in realtà a quanto pare Fortnite ci stava nascondendo qualcosa di molto figo, ragazzi. A quanto pare ci vogliono fare veramente una sorpresa molto molto figa. Di cosa sto parlando, ragazzi? Bene, all'interno dell'evento comparirà una farfalla Rift. Un Rift come proprio nel capitolo 1 e 2. E questo Rift, ragazzi, a quanto pare avrà una funzione molto particolare. Ve lo faccio vedere subito. Guardate, ragazzi, ci sarà questo Rift Beacon che si attiverà e punterà tutto quanto il suo raggio e la sua energia sullo schermo, che vediamo appunto a colonne cineaste. Colonne comediante, non so come si chiami. Poi vediamo anche una sorta di console strana da DJ, insomma, lì all'interno della piazza. E tutto quanto, raga, è collegato allo schermo che forma una farfalla. E poi, tra l'altro, come vedete, c'è anche un'immagine un pochettino strana, raga, in questo trailer. Beh, se non avete capito, ragazzi, cosa rappresenta quell'immagine strana, bene, rappresenta proprio l'agenzia di Mida, ragazzi. Non so se l'avete visto. Purtroppo, ragazzi, non possiamo zoomarlo, ma vi assicuro che qua vicino a dove c'è l'albero c'è sostanzialmente l'agenzia di Mida tutta quanta nuova, ragazzi. Cioè, o meglio, quella vecchia ma remixata proprio. Perciò, ragazzi, la parola remix non è a caso, raga, ma vuol dire proprio che la prossima stagione di Fortnite non sarà un ritorno al passato uguale esattamente a come era, ma sarà molto molto simile, quindi molto fedele, ragazzi, al capitolo 2, ma avrà anche qualche differenza. E io ovviamente spero che queste differenze siano poche, ragazzi, perché io voglio il capitolo 2 vero. Spero effettivamente che facciano una bella stagione. Oh mio Dio, raga, un nemico davanti. Ok, ok, dai, ti prego. No, a quanto pare non è stata una buona idea ingaggiarlo, ragazzi, perché quest'arma, vi giuro, non la so utilizzare. E questo, vabbè, ragazzi, guarda che tu sei, vabbè, l'arsenale, raga, questo c'ha, oh mio Dio. E dai, bro, e non è niente. Perfetto, perfetto, ma adesso, dopo che siamo stati killati in un modo abbastanza assurdo, andiamo a colonne comedianti, perché proprio lì, ragazzi, avremo l'evento, come vi ho detto, che è confermato per questo sabato, che vi ricordo saremo in live a vederlo. L'orario in teoria dovrebbe comunque essere la sera, ragazzi, però vi ripeto, vi aggiornerò nei prossimi giorni. Ma voglio assolutamente vedere insieme a voi il Rift Beacon, che, come appunto abbiamo visto da quel mini trailer di prima, si attiverà e punterà direttamente. Oddio, oh, ok, raga, ok, a quanto pare è comparsa all'interno del gioco. Io questa cosa non la sapevo. Adesso ve lo posso far vedere direttamente. Qua, ragazzi, abbiamo, come vedete, l'agenzia tutta quanta piena di graffiti, cioè bruttissima così. E oltretutto abbiamo anche uno squalo, ragazzi, qua, come potete vedere. E basta con queste armi di War Machine. Mentre di qua abbiamo un Rift da cui appunto esce tutto quanto. Strano, ragazzi, veramente strano. Ma in teoria, ragazzi, vi spiego cosa dovrebbe succedere nell'evento. Praticamente, da quello che sappiamo, a parte i nemici che ci killano ovviamente come sempre, ormai siamo abituati, all'interno dell'evento dovrebbe accadere che all'inizio ci sarà quella console strana con la musica, da cui sostanzialmente partiranno delle cose musicali strane, ragazzi. Inizierà a succedere della roba strana e ci andrà in qualche modo a teletrasportare, ragazzi, all'indietro del tempo, quindi all'interno del capitolo 2. Perciò, ragazzi, l'evento musicale era soltanto una copertura di Fortnite per farci appunto trasportare successivamente all'interno del capitolo 2. Quindi, beh, era tutta quanta una fake news praticamente. L'evento musicale era soltanto la facciata, ma in realtà, ragazzi, ci sarà un evento, non dico incredibile, ma comunque sarà un evento abbastanza interessante. E detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video oppure direttamente nella live dell'evento. Vi aspetto. Bella, ragazzuoli, codice Nax con 2x nello shop.